Buonasera a tutti. Buonasera. Prima di cominciare a chiacchierare, vi mostriamo un filmato che è stato realizzato a Castellana in occasione di questa festa che è stata fatta nel centro storico, che è consistita nel dipingere le porte locali, locali abbandonati, eccetera, con immagini delle badesse. E quindi io sono andato lì a parlare di questo, l'avete visto penso sul computer, su Facebook, cioè, ci sono le immagini di questa cosa. Peraltro poi la serata, oltre questo mio intervento, è continuato con un'altra manifestazione che si chiamava Tavola con le badesse, ma che non mi è piaciuto per niente, perché hanno fatto una mascarata, nel senso che la badesse con la mitra in testa, a quanto ne sappiamo la badessa non se la mette, non l'ha mai portata, la mitra. Demolitore di leggende per rispetto della verità storica. Non ci sono notizie relative adesso vi racconterò come venivano esibiti i simboli badessali, e queste hanno allestito una tavola con questi candelieri, cioè cose balorde. Vabbè, io non l'ho visto perché mi ero stancato e me ne tornai e non entrai nel giardino dove avevano allestito questa cosa, se no gliel'avrei detto personalmente che non è rispettoso della verità storica. Vabbè, allora vediamo il filmato, brevissimo peraltro, il filmato girato in San Benedetto. La seconda edizione dell'iniziativa della Proloco Don Nicola Pellegrino di Castellana, iniziativa intitolata Le porte delle badesse, ci consente, insieme allo storico Antonio Fanizzi, che ringraziamo, di ripercorrere un periodo storico molto importante per Castellana e i suoi abitanti, periodo durante il quale le badesse del monastero di San Benedetto di Conversano gestirono il territorio di Castellana. Le badesse hanno ereditato legittimamente nel 1266 i poteri di cui godevano già gli abbati precedentemente. Gli unici contatti che le monache avevano con il mondo era attraverso quelle gratte, che sono messe a distanza in modo che, e poi le maglie sono così strette che non possa passare la mano, cioè loro quando andavano i genitori a trovare i fratelli salutavano con un braccio di legno, un razzolare di dialetto che passava attraverso queste mani, tant'è che io, vedete, sto mettendo la mano proprio per dimostrare che la mano, una mano normale non ci passa. E quindi la badessa, l'unica occasione che aveva di mostrarsi in pubblico era in occasione del baciamani, adesso vedremo come avveniva. Ecco. E quindi tutte le chiacchiere che circolano, le badesse corrotte, libertine, sono delle chiacchiere senza nessun fondamento, e quindi quelle che le raccontano sono degli emeriti ignoranti. Questa colonna naturalmente indica che siamo sotto l'influenza di San Benedetto, la presenza del monastero. Ci sono tre stemmi che sono stati scalpellati nel 1799, perché in omaggio ai principi della rivoluzione francese, secondo i quali tutta la nobiltà era uguale agli altri comuni mortali, e quindi furono scalpellati, tant'è che ci sono altri esempi in Conversano di stemmi scalpellati nel 1799. Però per fortuna esiste una descrizione di metà Settecento relativa al perimetro del monastero, che non è come lo vediamo adesso con tutte quelle finestre, era fatto in modo che non fosse impenetrabile dall'esterno, non nessuno potesse guardare all'interno. E quindi c'è questa descrizione che descrive gli stemmi, che quello in alto era del Papa Paolo V Borghese, e quindi dei primissimi del Seicento, quando è stata ampliata tutta quella zona, tant'è che nel chiostro interno, appena entrate, se voi guardate in alto, c'è la data 1605, e poi c'è lo stemma di Casa Quadiva e lo stemma del monastero. Per fortuna sul campanile dell'ingresso non sono stati scalpellati,
ma erano gli stessi che stavano qui. Lo stemma del monastero riproduceva il preteso stemma di Goffredo, del conte Goffredo, non Altavilla, è un errore definirlo Altavilla, perché la mamma era un'Altavilla, non il padre, lui era Goffredo di Conversano, non Goffredo Altavilla, la strada lì, c'è la denominazione Goffredo Altavilla, è un errore grossolano, peraltro hanno messo recentemente le targhe, hanno sbagliato la data di morte, perché Goffredo è morto nel settembre 1100 ed era scritto che è il 1106, va bene. E quindi l'altro era lo stemma di Casa Qualiva. Perché di Casa Qualiva? Perché i conti di Conversano avevano il diritto di presentare al Papa la badessa eletta, per la verità un diritto di cui che utilizzarono pochissime volte, però avevano questa sorta di diritto di patronato proprio perché il monastero era stato grandemente favorito dal conte di Conversano, donandogli l'intero villaggio di Castellana, una masseria in Agro di Martina e Albero Bello non c'era. Però aveva una residenza i conti, ma non dirle le badesse. No. Le badesse avevano una masseria badessa che si chiama tuttora Badesse in Agro di Martina Franca. Nel 1099 il conte gli donò questa masseria che è rimasta per secoli, ma non era l'unica, ce n'era nel territorio di Conversano la masseria Carbonelli, Monterrone, Gravello, erano nel cosiddetto canale di Pirro, ma sbagliato, nel canale delle Pile, sì, è il nome giusto, c'è un'altra masseria badessa che era del monastero di Conversano, insomma, il nostro monastero aveva sterminate ricchezze. E quindi, che cosa mi sta? A proposito poi di questo, a proposito dell'essere una sorta di fortezza, il monastero, si racconta, e qualcuno dice che è la verità storica, che il campanile, le badesse si opposero a che il campanile della cattedrale fosse più alto. È una grossa sciocchezza, perché intanto le badesse non avevano questo potere, ma soprattutto il motivo deriva dal fatto che si protestavano che venisse sopraelevato, non per dimostrare la potenza, perché non avevano bisogno di dimostrarlo, ma perché la cella campanaria del campanile della cattedrale era il carcere dei preti di Conversano. Quando i preti facevano qualche furto, qualche cosa, qualche comare, eccetera, eccetera, venivano rinchiusi dal vescovo nella cella campanaria. E quindi le monache temevano che, stando là sopra i preti, potessero guardare al loro interno. Questo è il motivo per cui si opponevano. Non è vero che il campanile loro era più alto, loro avevano più soldi e quindi hanno commissionato quello splendido campanile probabilmente a un famosissimo architetto romano che è Francesco Borromini, perché se voi guardate quel campanile è costruito con le pietre e i mattoni, un modo di costruire da noi assolutamente sconosciuto, perché la pietra sovrabbonda, come ben noto a tutti, e quindi in questo campanile, il campanile di San Cosmo e il campanile di San Benedetto sono gli unici esempi di costruzioni abbinate con mattoni e pietre, un modo caratteristico proprio usato proprio a Roma, e questo si spiega perché il monastero di San Benedetto dipendeva direttamente dalla Santa Sede. Guardate il campanile, abbiamo progettato già dall'anno passato con Giovanni una passeggiata, ma la faremo senz'altro. Guardate, c'è una fascia in cui c'è scritto Monasterium Sancti Benedicti Ordinis Cistercensi Sante Sedi Apostoliche Immediate Subiectum, perché appunto il monastero dipendeva direttamente dalla Santa Sede e quindi avevano frequentissimi contatti con Roma. E quindi questo campanile, l'altare maggiore della chiesa di San Cosma, per esempio, ha un quadro di un pittore romano. Il campanile di San Cosma è di ispirazione, insomma, comunque è stato costruito secondo i criteri usati da Francesco Borromini. Peraltro il Papa dell'epoca, il campanile di San Benedetto ha tre stemmi,
come ho detto, quello del monastero a sinistra, con il preteso stemma di Goffredo Normanno e i simboli badessali, la mitra e il pastorale. Il pastorale sta nello scudo, lo scudo è sormontato dalla mitra. Poi c'è quello del conte Gian Girolamo II, perché il campanile è del 1655, quindi i conti di Conversano, Gian Girolamo II e Isabella Filomarini. In alto c'è lo stemma di Papa Alessandro VII, Chigi della Rovere, il quale, guarda un po', era stato vescovo di Nardò. Nardò era feudo dei conti di Conversano e quindi i rapporti con il Papa erano eccellenti, quindi può darsi, siccome la badessa di San Benedetto era di casa qua lì, può darsi che abbia chiesto al fratello, allo zio, scrivi a Roma e fatti mandare un progetto, e questo non lo sappiamo, però il fatto che sia di ispirazione romana è certissimo. Voi fateci caso quando passate, guardate, da noi non esistono costruzioni, i mattoni al massimo sono. Vabbè, i mattoni li facevano venire da Roma? No, da qualche parte qui attorno, dove lavoravano i mattoni, a Rosigliano, a Noicattara, a Martina, a Gravina, si lavoravano dove c'è l'argilla. No, la fabbrica. Ma parliamo di mattoni, non parliamo di mattoni. No, quelli che coprono la costruzione, però c'è tipo questi. E se voi guardate, sono fatti, sono messi l'uno sull'altro in modo che appunto. Questa è la prima cattedrale, c'è ancora? Certo che c'è ancora. No, ma se loro tenevano che sopraelevando il campanile, e quindi sopraelevando la cella campanaria, è utilizzata la cella campanaria, tant'è che c'è un articolo di Sante Simone di tanti anni fa, dalla fine dell'Ottocento, che riportò delle scritte che erano in graffite, io non ci sono mai andato là sopra, può darsi pure che siano ancora queste scritte, di preti che erano stati incarcerati e quindi avevano scritto sul muro. Sì, bisogna, prego. Il campanile di Sternatia sembra molto simile a quello di Sant'Agata. No, io non l'ho mai visto. Si vede già sulla strada, da Lecce per andare a Sant'Agata. Non l'ho mai visto. Si vede sulla sinistra. Non ci sono mai stata a Sternatia, mi piacerebbe andare, ma purtroppo non c'è stata l'occasione, ho visto quello di Soleto, ma quello di Soleto è precedente, è sempre del principe di Taranto, ma è della metà del 400, non è questo invece del 1655. Quindi. Io ho sempre visto andare sulla strada e mi sembra molto simile, da vicino non l'ho visto. Beh, ma non credi che sia costruito quei mattoni? Nella provincia di Foggia ci sono costruzioni, perché in provincia di Foggia la presenza di pietre è meno frequente, ma la nostra Murgia, che è tutta di pietre, e quindi il materiale di costruzione lo si trova a portata di mano, per niente i trulli, non c'è un elemento di argillo o di qualche altro cosa, non posso fare la porta di legno, se avessero potuto fare le porte di legno di pietre, l'avrebbero potute fare. E quindi, comunque, se avete domande, naturalmente, professoressa, lei... No, accetto tutto. No, deve farle le domande. Madonna mia, sì, fammele per pensare. Scusi, prego. Come si formava una badessa? Allora, quando entrava nel monastero, poi nell'ambito del monastero eleggevano la badessa, facevano le lezioni. Veniva eletta all'interno del cuore, però doveva esserci la presenza di un vescovo delegato, cioè che non doveva essere il vescovo di Conversano, ma quello di Monopoli, di Mottola, di Molfetta. L'importante è che non era quello di Conversano. Originariamente, per la verità, le badesse duravano a vita, una volta elette. Per esempio, c'è stata la badessa Francesca Denghier, che è stata per più di 40 anni badessa del monastero. Poi ci fu, dopo il Concilio di Trento, fu introdotta la novità di che le badesse dovevano durare in carica 3 anni, e quindi poi naturalmente le badesse venivano elette ogni 3 anni, e in occasione di questa elezione ecco che avveniva il baciamano. Vabbè, finiamo di vedere. Ma quali erano i requisiti per poter essere eletta badessa? No, niente. Dovete conoscere un po' di latino, non lo so.
che fossero istruite non lo sappiamo, però il fatto che gestissero questa grande quantità di proprietà, cioè una istruzione ce l'avevano. Diceva dal punto di vista finanziario non c'entrava niente, qualcosa. No, loro gestivano tutti i rapporti relativi alle masserie, agli acquisti, alle vendite, ai finti, tutto passava attraverso le loro mani, non è che erano i vicari quelli che gestivano, cioè tutto avveniva sotto la loro supervisione, non era un'iniziativa loro. Cioè dei vicari, le badesse gestivano tutto loro, ecco, non sappiamo della loro istruzione, probabilmente sapevano scrivere, insomma, ecco, allora non era normale, almeno fino al 500 non era normale che le donne sapessero scrivere, era un fatto eccezionale, e quindi però ci sono degli atti in cui ci sono delle firme, quindi che sapessero firmare è già un fatto. E poi c'è per esempio una lettera di fine 500 relativa all'invio, una qua viva che gli manda la zia dei libri, quindi evidentemente sapevano pure leggere, insomma. Scusi, anche quando duravano in carica 3 anni erano eletti dai vescovi, dal vescovo? No, doveva essere presente alla elezione, doveva intervenire un vescovo. Sempre il vescovo. Non era il vescovo a votare. No, assolutamente, era l'insieme delle monache che il presidente, elegeva. Chiamiamolo, della situazione, giusto? No, assisteva solamente, assisteva. Non interveniva, garantiva la legittimità dell'elezione praticamente, e quindi poi veniva comunicata a Roma, tutto tranquillo e sereno. Senza preangoli, faceva così il battitello. Senza preangoli, perché non era una cosa che interessava a tutti, no, una cosa interna. Interna, però aveva anche riflessi all'esterno, perché la badessa era il vescovo di Castellano. Esatto, e quindi comandava lei. Comandava lei, lei attribuiva per esempio i benefici, cioè quando una massa di beni destinata alla celebrazione di messe, di rosari, di messe cantate, eccetera. E quindi per investire i sacerdoti di questo incarico e dell'utilizzo di questi beni, naturalmente doveva essere la badessa a sottoscrivere l'investitura del beneficio. Cioè non era un fatto automatico, doveva sempre passare attraverso il loro intervento. Scusi, da chi venivano votati? Dalle stesse monache. In media c'erano una cinquantina di monache nel monastero. Quindi sempre dalle monache. Naturalmente sono le monache, c'era tutta una graduazione di monache, di persone. C'erano le donne di servizio, c'erano le converse, le cosiddette converse, le educande, cioè anche persone, ragazze di famiglie che potevano pagare la retta, che venivano messe lì per essere educate, quindi per imparare a cucinare, a fare i lavori, alle campo, infatti ci sono testimonianze ancora, chissà che cosa c'era nel monastero, purtroppo è stato saccheggiato e quindi... Le suore che hanno poi gestito nell'ultimo secolo l'asilo, la scuola per il cui erano un'altra... Sì, le monache, l'ultima monaca benedettina, donna Concetta de Toma, è morta nel 1938, perché quando c'è stata la soppressione degli enti religiosi, furono autorizzati a rimanere nei conventi e nei monasteri fino alla loro naturale estinzione, cioè fin quando morivano potevano stare nel monastero. Il monastero poi, le monache andarono via, morirono tutte quante alla fine dell'Ottocento, e quindi vennero le figlie di Sant'Anna,
le prime, poi sono venute le apostole del Santissimo Rosario, andate via le figlie di San, per questo c'è il culto di Sant'Anna nella chiesa di San Benedetto, c'è quella nicchia, che è quella nicchia con la statua di Sant'Anna, perché appunto le monache dell'ordine delle figlie di Sant'Anna. Poi sono venute le apostole del Santissimo Rosario, e quindi poi naturalmente con l'estinzione di queste organizzazioni, purtroppo. È sempre andata a sbriciolarsi. Sempre andata a sbriciolarsi. Sì, signore, chi è che sa fare più monaco, ma se non fossero per le Filippine che vengono e... Domande? No. Allora. Questo Francesco Borromini. Sì. Francesco Borromini. Sì. Famoso, certo, il famosissimo, è il famoso costruttore progettista della chiesa di San Dio alla Sapienza e dell'altare della, di San Pietro, ma soprattutto era anche il rapporto con i Filomarino, con la contessa di Conversano, con i parenti della contessa di Conversano. Borromini, Francesco Borromini, progettò nella chiesa dei Santi Apostoli di Napoli l'altare maggiore, che era di patronato dei Filomarino, e quindi ci sono tutti questi rapporti, l'ho detto, il Papa, il monastero che dipende direttamente da Roma, sì. Il Filomarino, c'è una rete che ha portato sicuramente, non sarà venuto lui certamente a conversare, avrà mandato il disegno, però la fattura del campanile non è una cosa, non è lo stile, non è un fatto locale, è un fatto di architettura romana. Piazza Navona. Piazza Navona, che Borromini. Borromini è un genio dell'architettura. Vabbè, finiamo. Precedentemente, cioè quello di essere i vescovo di Castellano. Peraltro questo potere non lo esercitavano direttamente, nel senso che essendo loro di clausura non uscivano mai dal monastero, e quindi c'era un vicario badessale che esercitava il potere connesso con la giurisdizione vescovile. Il monastero ha sempre avuto una specchiata moralità, non ci sono stati episodi salvo quello di Dorotea qua viva d'Aragona, che fuggì dal monastero con suo cugino Rodolfo Carafa di Noia, cioè di Noi Cattaro. Ma al di là di questi episodi, le badesse erano peraltro appartenenti tutte a famiglie della nobiltà, sia di Conversano, pensate che per tutto il 500 e il 600 furono esclusivamente badesse di casa Quaviva, ma nei secoli successivi tutte le famiglie più illustri della zona ebbero le badesse, appartennero a queste famiglie. A partire dal 1577, in occasione dell'elezione abbadessa di Isabella Quaviva d'Aragona, venne introdotto il rito del baciamano. Non c'era una contestazione nei confronti della giurisdizione, ma del fatto che il baciamano venisse fatto in pubblico. Quindi quel che infastidiva il clero castellanese non era tanto il dipendere canonicamente dalla badessa di Conversano e sottostare a questo rito del baciamano, quanto il fatto che il rito del baciamano venisse seguito in pubblico come se si trattasse di un vero e proprio spettacolo. Questa situazione diede origine alla definizione Monstrum Apuliae. L'aver introdotto questa locuzione Monstrum Apuliae è una cosa degli avvocati del capitolo di Castellan nella seconda metà del Settecento. Gioacchino Murat, re di Napoli e cognato di Napoleone Bonaparte, nel 1810 decise l'abolizione della giurisdizione badessale sul clero e sul popolo di Castellano, e con essa
la fine della controversa cerimonia. C'erano state una tale quantità di cause a Napoli, fra il capitolo e il monastero, che ormai erano diventate troppo frequenti. E allora Gioacchino Murat, che peraltro non poteva lui fare un'azione del genere, perché lui è preposto alla giurisdizione civile, non a quella religiosa, avrebbe dovuto essere il Papa a dire, però lui comunicò che il re ha deciso che la giurisdizione si abolisca e quindi il popolo di Castellana venga aggregato alla diocesi di Conversano. Alcuni artisti, sotto la direzione di Danilo Babbo, si cimentano in diretta nella realizzazione di dipinti sull'argomento badesse, utilizzando alcune porte del centro storico abbandonate, ridando vita a queste porte, ma contribuendo anche a far conoscere la storia di Castellana. A proposito, un'altra delle chiacchiere che circolano a proposito della fine del monastero, della giurisdizione del monastero, della giurisdizione vescovile, un'altra delle chiacchiere che circola è la famosa frase «Dele atum rock monstrum Apulia», che avrebbe detto Gioacchino Murat. Gioacchino Murat non sapeva parlare in italiano, figuratevi se sapeva parlare in latino. E quindi è un'altra delle chiacchiere che circolano, professoressa. Ok, mette in conto pure questo. E quindi, ecco, non è affatto vero che Gioacchino Murat mandò la lettera originale, è conservata nell'archivio diocesano, in cui peraltro non è che la mandò lui direttamente la lettera, ma il ministro per il culto, e quindi in cui si diceva che Sua Maestà ha risoluto che la giurisdizione badessale si abolisca e venga il popolo di Castellana, la cittadina di Castellana, venga annessa alla diocesi di Conversano. Tant'è che poi questo avvenne il 2 maggio 1810, nel settembre dello stesso anno, Monsignor Gennaro Carelli, attraverso la via di Castellana, allora non quella attuale ma quella dei Quattro Linari, quella che si chiama Quattro Linari, l'indicazione, e di là si avviò verso Castellana per prendere possesso, e quindi da allora Castellana fa parte della diocesi di Conversano. E quindi i castellanisti che fecero, avuto questa notizia, sfasciarono le statue del conte Goffredo e di Dametta, che erano sulle due nicchie sulla facciata della chiesa matrice. E quindi abbattettero questi busti, non erano vere e proprie statue, perché appunto Goffredo era stato il fondatore della loro potenza economica e Dametta era stata la prima badessa che aveva avuto poteri vescovili. E quindi, ecco, loro, tant'è che poi fu incisa anche una frase sulla porta da parte di un famoso giurista, Antonio Dell'Erba, proprio che ribadiva questa ritrovata libertà dei castellanisti. Ecco. Quindi 1810 2 maggio 1810 è la lettera del ministro del culto Francesco Ricciardi, che appunto comunica alla badessa. E tant'è che la badessa dell'epoca scrisse un lunghissimo memoriale in cui rivendicava questo potere, che naturalmente non fu tenuto in nessun conto, e quindi niente, finì tutto lì. E quindi poi, a proposito del mostro, Sante Simone intanto intitolò il mostro della Puglia perché fece dei lavori nel 1850-55, come la vedete adesso, è opera di Sante Simone, il quale demolì il pavimento, fece sparire le lapidi delle tombe delle badesse che stavano nella chiesa, insomma fece un po' di macello, ma purtroppo i criteri erano quelli, e quindi dei restauri.
Allora, la badessa dell'epoca, Donna Maria Longo, come tutte le badesse, erano molto tirate e quindi non accontentarono nel compenso Sante Simone, il quale per vendicarsi intitolò il libro Il mostro della Puglia, che fu pubblicato a Conversano. Il peccato, mi sono scordato, dove l'avrei portato. Quindi attende in quell'occasione questa definizione? No, la definizione di mostro della Puglia è della seconda metà del Settecento, da parte di un avvocato del capitolo di Castellano, che definì mostro della Puglia, secondo altri invece era il massimo ornamento del Regno di Napoli. Non era affatto una cosa mostruosa, anche perché c'erano altri monasteri in Europa, a Fontevrol, alla Suelgas in Spagna, durato fino al 1870, la badessa che aveva giurisdizione vescovile, quindi non era affatto. In Europa, ma non in Italia. No, in Italia no, c'erano altri casi, c'erano stati altri casi, però siccome il Concilio di Trento aveva stabilito, nel 1530, aveva stabilito che i monasteri che avevano giurisdizione vescovile potevano continuare a esercitare il loro potere se avessero avuto i documenti di giustificativi di fondazione. Il monastero di Conversano, fortunatamente, tant'è che sono ancora conservate centinaia e centinaia di pergamene, avevano conservati questi documenti, che non erano stati dati direttamente a loro la giurisdizione vescovile, ma era stata data nel 1110 e nel 1117 dal Papa Pasquale II. Però, anche se quando i monaci erano andati via, l'archivio del monastero era rimasto integro e quindi loro potettero dimostrare e quindi continuare ad esercitare questo potere. Se fosse stata una cosa mostruosa, la Curia Romana, la Sacra Congregazione dei Vescovi Regolari, avrebbe cancellato tutto senza pensarci due volte, però siccome era un fatto perfettamente legittimo, e quindi nessuna mostruosità, sono chiacchiere che si dicono in libertà, giusto per riempirsi la bocca di sciocchezze. Allora, veniamo a noi, il baciamani. Ecco, il momento di dimostrazione, diciamo, della sottomissione del clero di Castellana alla badessa, al monastero di Conversano, avveniva appunto col baciamani. Il baciamani veniva organizzato in occasione dell'elezione della badessa oppure quando moriva durante munere, cioè mentre era in carica. Adesso vedremo, c'è stato qualche caso, per esempio l'ultima badessa, donna Aurora Contigil, non fu fatto il baciamani perché fu chiusa nella cassa, perché era il cadavere era in sfacelo, si dice, nei documenti, e quindi il baciamani non fu fatto. Però il monastero, la priora del monastero, cioè quella che succedeva, la vicaria, diciamo, della badessa, si preoccupò di far registrare che il diritto al baciamani non veniva leso, ma veniva solo sospeso per il fatto che la badessa era in condizioni, il cadavere era in condizioni, potevano nascere delle infezioni e quindi non si poteva fare. E quindi, facevamo in occasione della morte, no? Sì, occasione della morte. Solo in occasione della morte la badessa? No, è dell'elezione. Ah, dell'elezione. E per la morte di quello precedente? No, quando moriva, mentre era in carica. Cioè, se quando moriva, e poi la badessa, dopo i tre anni, tornava a essere una monaca normale, non conservava più, a meno che non era la priora, che era la più anziana, del monastero, e quindi faceva le funzioni di priore. Però una volta che finiva il triennio, naturalmente il triennio poteva essere rinnovato, oppure dopo un certo periodo, insomma ci sono stati vari casi, però doveva durare necessariamente tre anni. E quindi il primo probabile baciamano risale al 1577, come avete sentito. Però nel
nel libro del procuratore, cioè del vicario badessale di Castellana, si dice che fu introdotto la testuale annotazione 1618, introduzione abominevole, fatto d'andare tutto il capitolo al bacio della mano, in occasione che fu eletta per badessa donna Caterina Acquaviva d'Aragona. Della cerimonia naturalmente veniva steso regolare atto notarile, con la presenza, l'assenza, per esempio se qualche prete stava malato, allora veniva scritto Don Luigi Baldassarre sta malato, Don Angelo Cedrone sta a fare gli esercizi spirituali, insomma tutto. E quindi nell'atto notarile è descritta anche la cerimonia, che avveniva nel seguente modo. Davanti all'ingresso del monastero, la porta, non la porta esterna, la porta interna, veniva sistemato un trono con un tavolino al lato, e quindi naturalmente il trono, e ce ne sono ancora esempi nel monastero, diciamo nel tesoro, nel monastero ci sono ancora dei troni badessali. Allora sì, il trono veniva messo davanti all'ingresso, e quindi poi veniva processionalmente una monaca con la croce processionale, e quindi la badessa accompagnata da due monache, una che reggeva il pastorale e una che reggeva la mitre. Quindi arrivata sul trono, i primi tempi c'era una badessa che le teneva, una monaca che le teneva alta, non poggiata sulla testa, alta la mitra, e al lato il pastorale che lei non reggeva in mano. C'era un'immagine in cui si vede che lei reggeva in mano, ma non è vero. E poi successivamente invece questi simboli venivano poggiati sul tavolino al lato, e quindi avveniva il baciamano. Quindi ciascuno, prima si faceva naturalmente la messa nella chiesa, tutto, la messa cantata, eccetera, eccetera, e poi si passava al baciamano. A questo benedetto baciamano naturalmente erano invitati il conte di Conversano, la contessa, tutti i signori della zona, insomma, e anche il popolo qualche volta, insomma, si uscì, perché lo spazio quello era, non è che è grandissimo, quindi non è che poteva entrare tantissima gente. Ecco, e quindi veniva fatto regolarmente il baciamano, solo dal clero, però naturalmente la badessa non metteva direttamente la mano, ma originariamente coperto dalla cocolla, cioè dall'abito che era beige chiaro, e quindi coperto non baciavano direttamente la mano. Aveva però l'anello pastorale al dito, come fa il vescovo, come ha il vescovo l'anello. Purtroppo nel tesoro non ce ne sono più anelli pastorali delle badesse, chissà che chissà. Successivamente invece fu coperta da un panno, la mano coperta da un panno, e infatti tra i tessuti del monastero qualche il panno c'è, di damasco rosso. E quindi, perché naturalmente con le ricchezze che avevano poteva sfoggiare, per esempio quando la bara veniva fatta, la bara alla badessa che moriva mentre era in carica, era tutta foderata di bisso, che è un tessuto prezioso che si lavorava a Taranto, perché a Taranto pescavano la pinna nobilis, si chiama una pinna di grande dimensione, che aveva quel ciuffo come le cozze, insomma, praticamente, però più lungo. E questo bisso dava un tessuto che mi pare in Sardegna lo lavorano ancora, questo tessuto molto prezioso. Quindi la barra della palestra era foderata di bisso, pensate un po'. Quindi, anche i guanti aveva successivamente, però originariamente coperta, tant'è che ci sono ancora nel tesoro, ci sono i guanti della badessa insieme al pastorale e alla mitra. Il pastorale è della fine del 600, dei primi del 700, naturalmente tutto d'argento. E quindi esiste.
esistono vari atti notarili che io ho pubblicato in un articolo del 1992 che però sarà ripubblicato a breve, spero. Dunque, nel 17 gennaio 1649 ci fu il baciamano per la badessa Antonia Acquaviva d'Aragona. Il 28 ottobre 1692 per donna Tommasa Episcopo. Il 10 maggio 1699 per Isabella Tommasa Acquaviva d'Aragona. L'11 febbraio 1711 morì durante munere la badessa donna Giacoma Palmieri. E dunque, il 20 aprile 1720 morì donna Eugenia Tarsia. Di questa badessa donna Eugenia Tarsia esiste l'elogio funebre. Un frate del monastero dei Paolotti, dell'attuale seminario, tenne l'elogio funebre. Per la verità è abbastanza generico, perché che cosa poteva dire quel poveretto di una persona che stava chiusa nel monastero? E quindi parla sì della famiglia Tarsia in generale, ma insomma, così facendo cenni della religiosità, della persona naturalmente che era nel monastero, non, probabilmente non l'aveva manco mai vista alla badessa. Il 10 giugno 1731 donna Serafina Gironda, il 30 maggio 1734 Rosa Caporossi, il 21 maggio 1797 Rosalba Terami, il 31 agosto 1800 Giuditta Terami. Queste sono elezioni? No, i baciamani, le date degli atti notarili relativi ai baciamani. Ma abbiamo detto che il baciamano veniva quando la badessa veniva nominata. Veniva eletta, e questa in occasione. C'ho tutte queste in occasione, no, vabbè, quelle che ho detto. Che ma la relativa ogni 3 anni? Sì, non è che rispettavano perfettamente i 3 anni, cioè 3 anni e 2 mesi. Perché ci sono periodi molto lunghi invece anche. No, vabbè, che non abbiamo i dati notarili, questa è la mancanza. Il 1803 donna Aurora Coltigil, l'8 ottobre 1807 per esempio il baciamano fu fatto alla priora Emilia Spinelli. Il 1 settembre 1809 morì durante munere, come ho detto, donna Aurora Coltigil. L'elezione e il baciamano corrispondevano? Sì, corrispondevano, ma non perfettamente. Cioè, una volta fatta l'elezione, potevano passare pure 2 mesi, 3 mesi. Cioè, non era automatico, immediato. Finita l'elezione, poi preparava una festa, perché poi il baciamani si concludeva con l'offerta di una spazza, cioè di un piatto di dolci, di mandorla, a ciascuno dei preti di Castellano. È vero che i preti versavano 20 ducati, quando veniva fatto il baciamani versavano 20 ducati alla badessa, il cattedratico si chiamava, cioè il diritto della badessa di ricevere questo pagamento, vabbè, lo tenuti poi a fare i regali pure, c'è tutto un mondo, insomma era un modo per dire chi comanda, pensa a noi. E loro comandavano qua, il padrone sono io, noi ci abbiamo portato Giovanni. Sì, volevo sapere le dimensioni dell'anello pastorale. Lei è quello che l'ha comprito. Non è stato trovato. Come è fatto l'anello pastorale? Della badessa è mostruoso comunque. C'è la faccia di un mostro. Nel tesoro della ex cattedrale di Polignano, per esempio, c'è un bellissimo anello di fine Cinquecento, un anello pastorale bellissimo, con grosse pietre naturalmente. San Benedetto invece? Non ho capito. Il tesoro delle suore di San Benedetto. È stato esposto qualche tempo fa. Dove è conservato? Nel monastero, nella chiesa. C'è un armadio blindato, quello che è rimasto purtroppo, perché i francesi
a fine Settecento saccheggiarono, c'era un tronetto di tutto d'argento, meno male che sono rimasti dei pezzi straordinari, per esempio di Donna Eugenia Tarsia, badessa, di Donna Barbara Tarsia, a quella a cui fu prestato il baciamano il 2 gennaio 1639, c'è un enorme piatto d'argento con la brocca, i cui gemelli stanno nel tesoro di San Gennaro a Napoli. Pensate un po', evidentemente questo piatto era stato commissionato a Napoli, c'è lo splendido ostensorio di San Benedetto che regge sul capo la raggiera tutto d'argento, che è un pezzo straordinario. Ci sono soprattutto le corone della Madonna del Rosario e di Gesù Bambino, naturalmente, che sono di un valore immenso, perché pieno di pietre preziose, perché naturalmente le monache portavano con loro nel monastero anche i loro beni personali, addirittura si portavano i mobili da casa, si portavano oltre la dote, si portavano pure le donne di servizio insieme a loro, e quindi c'è cioè, anche questa. E poi ci sono delle spine del tesoro che sono degli ex voto delle contesse di Conversano, in particolare di Dorotea Acquaviva, quella che ha fatto fare il portale e le colonne del primo piano, Dorotea Acquaviva di Atri, sposata con Giulio II Acquaviva di Conversano. E ci sono delle splendide spille da corsetto, cioè il corsetto al centro si usava a puntare queste spille che sono tutte di smeraldi colombiani, bellissime. Quali sono state esposte? Sono state esposte alla mostra, e poi ci sono. Ma è stata fatta una mostra? Sì, sì, che il tesoro di San Benedetto fu pubblicato. Io l'ho visto ragazzi, perché Don Luca venne una personalità da Roma e lui aveva fatto vedere. Sì. Don Luca è stato quello che ha saputo conservare. Che Don Luca. Don Luca è stato quello che ha saputo conservare. Adesso non lo so, non so, però Don Luca è quello che ci teneva. Qualcuno di voi ricorda quando faceva il sepolcro, che venivano messi un mare di fiori, ma soprattutto oggetti straordinari, candelieri incredibili, tessuti meravigliosi, tant'è che ce ne sono ancora alcuni. Una volta una pianeta mise una pianeta sull'altare, un piviale bellissimo, tutto bianco e ricamato d'oro, e insomma ci sono tante tante belle cose. Speriamo che si possa fare presto il museo diocesano. Un inventario, cioè. Sì, sì, c'è l'inventario. Beh, però è bello vederli pure che stiano. No, per assicurarsi che vengano conservati. Beh sì, insomma, dovrebbero essere. Ma se sono chiusi noi li vediamo, non li vedremo mai. No, mai no, signore. I locali ci sono già per fare il museo, quindi si tratta solo di metterlo in atto. E quindi vi dicevo, questa baciamani che cosa ha comportato, cioè questa insofferenza da parte del clero di Castellana, perché loro in origine si dovevano anche inginocchiare davanti alla badessa. E quindi poi però, ecco, ai primi del Settecento, questo, dopo le proteste che fecero, allora la genuflessione fu sostituita con un inchino profondo, e quindi non furono costretti più a inginocchiarsi, ecco, questi preti rivoluzionari. Che... Ci sono altre domande?
abbiamo di chiacchiere. Non ha visto la porta. L'occhio della fortuna. Sì. Sta nel museo, sta nel museo. Non l'abbiamo visto. Non è la mostra. Una della mostra del museo. Non è a San Cosma, a San Benedetto. A San Benedetto. Di San Benedetto. E quella porta chiudeva, adesso è conservata nel museo, ma chiudeva una stanza, una stanza che ha anche il soffitto decorato e con una fascia attorno, scoperta recentemente, con lo stemma Acquaviva, e quindi era una stanza riservata alle fanciulle di Casa Acquaviva. L'ho detto, per tutti il 500 e il 600, tutte le monache, tutte le figlie dei conti, quasi tutte, erano monache nel monastero di San Benedetto. Il famoso Cosimo Acquaviva, quello che muore durante un duello di Ostuni nel 1665, ebbe 10 figli, 5 maschi e 5 femmine. Le 5 figlie femmine furono tutte monache nel monastero di San Benedetto. Una fu badessa, questa vi ho letto di Isabella Tommasa, quella fu badessa alla fine del 600. L'ultima figlia, la più giovane, si chiamava Vita Modesta, però nel monastero prese il nome di Dorotea e fu quella che fuggì dal monastero. Fuggì dal monastero. Di gradi, di clausurici, non si poteva uscire. No, aspetta, poi ti dico come fuggì. Fuggì perché intanto evidentemente, siccome questi erano parenti con i duchi Carafa di Noia, perché i Carafa di Noia erano figli a metà 600, erano figli di una Acquaviva d'Aragona, e quindi evidentemente si scambiavano le viste, eccetera. Quindi un Rodolfo Carafa, che era il fratello del duca di Noicattolo, intorno al 1687 avvenne sto fatto, veniva a visitare la cugina. Peraltro lui teneva 55 anni, la cugina ne teneva 35, insomma già ormai avanti con gli anni secondo i canoni dell'epoca. Insomma, queste si innamorarono. E allora come dovevano fare per scappare? Fecero un buco in una bottega di falegname che stava da quella parte del monastero che noi indichiamo sovestante, cioè quel largo, dopo l'arco della porta dell'Auro, quello spiazzo, in dialetto si dice sovestante. E lì ci doveva essere una bottega di facciera, una bottega di falegname. Questi fecero un buco nella bottega, la monaca fece un buco aiutato dal falegname, che infatti scappò con loro, si imbarcarono a San Vito di Polignano e se ne scapparono a Venezia. E quindi poi dopo due successi, naturalmente il finimondo, perché intanto perché era sorella della badessa, poi i parenti di lei non ne volevano sentir parlare, i parenti di lui Dio ce ne liberi, nessuno li voleva. Questo. E che fine fecero? No, si sposarono. No, il vescovo, aspetti, no? Il vescovo di Conversano fu costretto ad andare a Roma per chiedere la dispensa, perché questa era entrata nel monastero, che non era ancora maggiorenne, e quindi aveva professato che non aveva appunto l'età legale, i 18 anni, per poter essere. E lui quanti anni aveva con lui? Lui ne teneva 55. Lei, lui 55, lei Rodolfo Carafa poteva essere 55, e Dorotea Acquaviva d'Aragona 35. Però ebbero una figlia che poi sposò un suo cugino e che poi fu la mamma del famoso duca di Noia. Se venite magari organizzeremo una visita a Marchione, dove c'è un pezzo della pianta eseguita da Luca di Noia, che è stato un famosissimo geografo e che ha disegnato una pianta di Napoli che è straordinaria, di una precisione incredibile. Un pezzo di questa pianta, che è fatta di molti fogli naturalmente, è un pezzo con, intanto sta lì perché c'è un albero, diciamo generale, un albero con i rami dei seggi di Napoli, cioè praticamente diciamo delle associazioni, dei gruppi, dei nobili napoletani. E quindi naturalmente quelli di Casa Acquaviva, ce lo sembra di Casa Acquaviva, e quindi era stato conservato dai conti di Conversano. E quindi questi si sposarono, appunto ebbero una figlia, però dopo due anni il marito morì e quindi lei finì poi, divenne l'amante di un cameriere. Sembra non fare.
di un dipendente del cardinale Radulovic, del marchese di Polignano, e quindi finì Dorotea, e rodò la storia dopo che morì il marito. Sì, dopo che morì il marito. La loro felicità durò due anni. Due anni, il tempo di fare la figlia. Il tempo di fare la figlia, poi morì. Vabbè, dopo tanti anni sospiranti. Morì a 57 anni, insomma. Sì, allora si moriva con grande facilità. Scusi, dottore, prego, non saremmo tutti morti. Il fatto del braccio di legno, che poi non ce l'ha detto più. Infatti, se lei fa caso, le grate sono messe a distanza che non può passare. Quindi questo braccio era abbastanza lungo che consentiva di salutare, diciamo così, simbolicamente. Ma non c'era comunque contatto. No, assolutamente. Non c'erano assolutamente contatti. Per esempio, i preti quando avevano bisogno dei paramenti sacri, che erano custoditi nell'attuale, in quello dove stanno le grate, quello era il parlatorio, e lì era conservato l'archivio del monastero e anche i paramenti sacri. Allora c'era, al lato dell'ingresso, adesso è murato, c'era una ruota, e quindi le monache prendevano i paramenti sacri, mettevano dall'interno nella ruota, e poi i sacrestani, i preti, e prendevano i paramenti e si vestivano per la celebrazione delle messe. Cioè, quella ruota che adesso mettono le ostie, là, che si mettono i soldi. Sì, quella per gira. Santa Chiara c'è. Ma quella di Santa Chiara non era per i bambini, come è stato scritto. Assolutamente no. Una cosa di clausura. Una chiacchiera. C'era un'apposita istituzione dove venivano allevati i bambini che venivano abbandonati, ma non era nel monastero di Santa Chiara, naturalmente, era un'istituzione comunale. A Conversano per tutto l'Ottocento era nella stradina che sta dietro la sacrestia di San Francesco, quella stradina che non è uscita, e là dentro c'era questo. La rotiera si chiama. Ma in tutti i monasteri c'era. No, la ruota dei monasteri serve per passare i prodotti, i dolci, il vino, le ostie. Allora le cavalli. Però era anche da si portavano i bambini con i bambini. In genere. Assolutamente. Pensa che nel monastero di Santa Chiara le regole stanno conservate in un manoscritto che è nella biblioteca del seminario. Manco gli animali maschi potevano entrare, i galli, i gatti, i corsi, non potevano stare. Penso un po', quindi figurati se potevano entrare i bambini. Cioè il fatto che c'è la costituzione di portare i bambini abbandonati presso... I monasteri, in genere erano istituzioni laiche, cioè non religiose. Monasteri, ma non lo so, può darsi pure che. No, così c'è anche i bambini vengono portati dentro lì, che loro potessero provvedere poi a. Infatti questi bambini venivano allevati. A Conversano c'era il conservatorio di San Giuseppe, dove appunto venivano allevate le orfanelle. E quindi pure là ci doveva essere stata una ruota. Non lo so, questo non so dire. Di Santa Chiara assolutamente no, perché era un monastero di clausura, tant'è che è successo addirittura nel 1730, non è che facciamo tardi, Giovanni? Andiamo. Mi dico questo tardi. Nel 1730 fu eletta. Senza luce. Nel 1730 fu eletta donna Ferdinanda Pascale. Questa non voleva essere badessa.
Allora, non voleva essere assolutamente badessa. E quindi se ne andò, scappò, siccome i terrazzi dei due monasteri confinavano, e quindi andò, si rifugiò nel monastero di Santa Chiara. Dovette succedere, dovette imbastirsi una sorta di processo a Roma, la Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, perché aveva violato la clausura, secondo l'interpretazione. Poi fu assolta, perché siccome era andata in un monastero dove c'era anche la clausura, e quindi fu assolta e poté ritornare nel monastero originale. Ma se no non poteva più tornare. Cioè, pensate un po' la rigidità. Dovete accettare di diventare badessa? Non voleva accettare, non volle accettare di essere badessa. Quindi non lo fu. Che non lo fu. Perché era un'imposizione, questo non l'ho capito. No, vabbè, tutte le monache avevano non si metteva, diciamo, non si mettevano d'accordo. Per esempio, alla fine del Cinquecento non si mettevano d'accordo chi doveva essere la badessa. Allora, fu fatta venire a Conversano una badessa del monastero di Santa Scolastica di Bari. Arrivederci. Donna Vittoria Palagano, che peraltro era parente dei conti di Conversano, perché era di Trani, la contessa di Conversano era figlia di una Palagano di Trani, insomma tutta una serie di... Vabbè. La prossima volta comunque potevano rifiutarsi di essere eletti.